Bella vecchi trapani, siamo tornati con un nuovo video ed oggi siamo con un video che hanno fatto in molti, yeah. Che molti ci hanno chiesto, yeah. Per conoscerci un po' meglio, yeah. E noi ci conosciamo meglio, yeah. E oggi siamo con le 10 cose che non sapete di noi, perché sono 5 mie e 5 sue. Quindi se vi piace questo video, se vi piacerà le cose che diremo, faremo una cosa delle 10 cose che non sapete di noi, ma nel senso... Coppia. In comune, cioè che abbiamo fatto insieme. Che è molta. Che non è quello che state pensando in no, questo momento. No. La mia prima cosa che non sapete di me. Io non me è. Che probabilmente però la sapete. No, vabbè, non la sapete. Che il mio piatto preferito è il sushi. Da praticamente qualche anno io muoio di sushi. Praticamente ogni settimana devo andarla a mangiare. Perché. È tipo una droga per me, capito? Prima c'avevo il mio piatto preferito, era ovviamente la pizza. Poi c'è stato il kebab, il Mac. Cioè, tante cose. Per Mac non può essere il piatto preferito, scusa. Piatto preferito, nel senso, vabbè, comunque mi piace mangiare cose del Mac. Pure a me, però non è che è il piatto preferito. Comunque sì, adesso è il sushi e sì. Diciamo che vado matto, ogni settimana ci devo andare e mi strafogo. Ci porto tutti, tipo ogni volta 10 chiamate per sentire chi vuole venire al sushi con me. Quindi ecco, il sushi veramente ne vado pazzo. Qual è la tua prima cosa che non so di te? Cioè, io la so, però. Sì, probabilmente. Vabbè, lui la sa, voi forse non tutti la sanno, ovvero sono polacco, cioè nel senso, anch'io sono sì italiano ma sono anche polacco, perché sono nato in Polonia, mia madre è polacca, sono venuto qua e c'avevo tipo un anno e mezzo più o meno, quindi cioè tutta la vita ho vissuto qua e niente, sono polacco, infatti mi chiamo Mateusz, questo molti mi dicono, oh, ma sei polacco? Sì, sono polacco, lo sapete ufficialmente, se ora non si ferma gli do un destro. Mi sono incastrato, niente, io poi cose automatiche che si boom. La seconda cosa che non sappiamo dire qual è? Perché devo dirla? Ma sì, diciamo due per una. Vabbè, avevo detto il piatto preferito, il mio, che sono i ravioli e quattro formaggi. E lui ha sbagliato, pensava fosse il kebab, in realtà no. Odio il kebab. Mentre la seconda cosa che non sapete di me è una mia fobia, una mia paura. Che io veramente ho paura fottuta delle api. Mi pare che anche Dredd, se non mi sbaglio, se non mi ricordo male dal video che aveva fatto lui di 10 cose che non sappiamo di lui, era proprio, anche lui aveva questa fobia. È una fobia proprio troppo, ma infatti ogni volta che tipo registriamo le challenge di calcetto si vede gli Dredd che scappiamo. Sì, in realtà abbiamo detto, oh, ma te c'è sta una pella, ammazza, così, no? No, perché in realtà la cosa è questa, io non sono mai stato punto da un'ape, quindi non so com'è la sensazione di essere punto da un'ape, quindi la paura è quella. Probabilmente quando verrò punto da un'ape non avrò più paura, perché l'avrò provata e vedrò che è come un ago, praticamente. No, che cazzo. È peggio. Io sono stato punto... Cioè, sono stato talmente stupido che stavo al parco d'estate, in primavera, no? Tutto polline. E stavamo a fare una discesa con gli amici miei. E ci stavano dei cespugli. Sono passati tutti. Era tipo una cosa rischiosa, sembrava. No, mia madre, no, non fa. Da ragazzino, aga, top life, proprio. L'ho fatto comunque. E non è che mi sono fatto male perché poi magari sono cascato. No. Una certa ho sentito un bruciore allucinante. Come che, non so, un coltello in metagliava una gamba. E c'avevo un'ape così. Grigia e nera, mi si era attaccata sulla caviglia. Ma era grigia e nera, cioè una cosa mostruosa. Mia madre l'ha tolta, era rimasto il pungiglione, ma ha spremuto il pungiglione via. E siamo corsi e da... poi quindi era buono, è spremuta il pungiglione. C'avevo una caviglia che, altro che i legamenti rotti, era tipo il triplo. Ma una cosa, mamma mia, un dolore allucinante. E quindi l'altra cosa che mi spinge ad avere paura delle api, ovviamente, è che non so se sono allergico al veleno delle api. Quindi la paura mia è quella di essere punto e dare shock anafilattico. È stato bellissimo. L'altra volta a Moscone dentro la camera, ho detto, oh, da un'ape, boh, sotto il tavolino. Lui. No, vabbè, sotto il tavolino non esagerare. Quasi. Mi sono spostato, sono uscito. Terza cosa che non sapete di me è che è una cosa che praticamente non sa, vabbè, a parte la mia famiglia, non sa nessuno. È che io, infatti, non so perché sono già da 120.000 persone, però io dormo con i calzini. Cioè, sembra strano, io tutte le volte che ne so, che sono andato al campo scuola con gli amici oppure al ritiro di calcio, ogni volta tutti che mi dicevano, ma perché dormi con i calzini? Non è normale questa cosa. Cioè, ma perché non è normale? Io non riesco a dormire con i piedi. Posso capire, l'inverno magari fa freddo. E se poi viene un'ape e ti punge sui piedi. Certo, cioè, di notte. Non lo puoi sapere. Però, cioè, col freddo, magari l'inverno pure. Però, cioè, estate con i calzini. Io metto pure la coperta d'estate. Cioè, non mi sento protetto. Senza calzini mai. Cioè, io cammino scalzo. Perché non ti metti nel suolo come coperta d'estate? No. Io sì. No, io mutande proprio sciarla così. Vabbè, mutande pure io, però sotto il lenzuolo e col condizionatore. No. La terza cosa che ho scritto non me la ricordo. Mi ricordo la quinta, quindi scalo. Dopo vado a vedere. Qualcuno forse l'ha notato, qualcuno no. Ho un tatuaggio che non farò vedere perché non pare che mi sto a vantare far vedere il tatuaggio. Sì, ho un tatuaggio. Io lo vedo.
Ah, che bello, lui è l'unico fortunato che lo può vedere. Vabbè, comunque un tatuaggio, mi piacciono i tatuaggi, mi piacciono soprattutto le ragazze con i tatuaggi che sono veramente fregne rare, tipo la ragazza di Mad Men. Mad Men, se stai guardando questo video, prestamelo per un giorno. Eh sì, certo, te la sta proprio andando. E niente, era una stronzata, quindi. Però io devo dire anche un'altra cosa adesso. Ma devo guardare più forte. La tua ultima quinta, la tua quinta? No. No, la tua quarta. Quarta e... E qui, sì, la mia quarta. Che tu cazzo stava? Ma la quarta cosa era... Ah, sì. Che, diciamo, non ero uno studente modello e sono stato bocciato due volte. Beh, io non sono mai stato bocciato, però non ero comunque... Uno studente modello, lo so. Cioè, non ero modello, però andavo bene fino al quinto. Poi al quinto ho sbragato. Io sono sbragato prima, sono stato un coglione e mi sono fatto bocciare due volte di fila. Non sembra, ma noi siamo acculturati. Sì. Cioè, veramente, io su Trivia Crack... Mamma mia. Vinco sempre. Ma che forti... E poi c'è una persona che sta guardando questo video che la batto sempre. Vabbè, quindi tu che stai guardando non vincerai mai, mi dispiace. Non vincerai mai a Trivia Crack. Comunque, la mia quarta cosa che non sapete di me è che ho un fratello incredibile, i Pokémon. Mamma mia, fantastico. È più grande di me, non lo metterò mai in mezzo in nessun video, quindi non me lo chiedete. È più grande di me, lui ha 30 anni, sì. Io ne ho 21, lui ce ne ha 30. Quest'anno ne fa 30, sì. Porco due. 30 anni. E beh, 85, no, 2015, sono 30 anni. Però li fa a dicembre, quindi scialla. Ancora la vita, cioè, infatti mi pare tipo ieri che abbiamo festeggiato a casa. Ancora YOLO. Ancora YOLO, YOLOUN, sì. YOLOUN. E niente, quindi io ho un fratello, non lo metterò mai in mezzo a nessun video, quindi non chiedetemelo, non metterò mai nessun familiare, né ragazza che comunque adesso non ho, non metterò nessun familiare né niente in mezzo a un video, tranquilli, non vedrete mai niente, perché quella cosa deve restare privata, io non penso che non metterò mai in mezzo, cioè. No, io la mia ex l'ho sfruttata, quindi invece... Vabbè, sti cazzi ante ex. Infatti sono single in questo momento. Era la mia quinta cosa. La tua quinta cosa è che sei single. Sono single. Ok. Due single a nozze. Dai. Felicemente single. Sì, tutti quanti felicemente single. E penso che ne resteremo ancora più molto. Sì. La quinta cosa che sicuramente non sapete di me è che oltre a calcio, che ho fatto per quasi 10 di più, 12 anni, tipo, dall'età di 7 anni fino a 20. E quindi sì, 13 anni. Sì. Oltre al calcio, due stati. Me l'ha presa con la minimoto. Cioè andavo sempre in pista con la minimoto. Pista qua dietro però. E ce l'ho ancora in box. Però c'ho tutte le ruote sgonfie. Non la uso più da tempo. Se volete un video con la minimoto, mi raccomando, lasciate like. Eh sì, però poi la devo rimettere tutto a posto. Quindi ciao, la mettiamo a posto e sta ammazzando. Perché io sulla minimoto ci sono mannato. Troppo figo. Mamma mia. Bello. Vabbè, andavo in pista, una pista qua a Roma, che a Torricola. E era molto figo perché, cioè, era come uscire dalle cose, cioè era una cosa diversa dal calcio, una cosa che comunque ci andavo con mio fratello. È come League of Legends. Lui non, diciamo che la moto non si muoveva. Che era tipo troppo grosso. Tu la moto non anche la vedevi quando c'è stava lui sopra. Vedi questa cosa. Tipo, se io adesso metto sul triciclo, io ero piccolo, vabbè, quindi era perfetta per me la moto. Ci avrò avuto 10-12 anni, quindi era buona per me la moto. Era figo, quando facevo le pieghe, ma sentivo Valentino Rossi. Non sono mai stato un fenomeno sulla minimoto, molto meglio a calcio, però... Scialla, il telefono squilla. Yeah, scialla. Ragazzi, le nostre 10 cose che non sapete di noi sono terminate qui, speriamo vi siano piaciute. Niente, magari scriveteci qualcosa che è una cosa strana che avete voi qua sotto nei commenti. Aspetta, strana fino a un certo limite. No, che mi vanno di sofficini crudi. Che sentite ABP da del vicino, tramite il muro. O che vi fate cose con Rimmel e poi date amiche vostre. Anche. Se vi è piaciuto questo video e ve lo volete vedere magari altri di questo genere, lasciamo 10.000 like, perché 1.000 like per ogni cosa che non sapete di noi ci sta, perché cioè, raga, noi ci stiamo sputtanando e voi dovete lasciare 1.000 like per... Quindi questo video è finito. E ci siamo andati leggeri. Noi vi ringraziamo ancora per il supporto, for the support, for the YOLO, get rich or die trying. Bella ragazzi. 50 Cent. Cioè così. Yo. Bella, al prossimo video. Ciao. Ciao.